Assessore, un'estate un po' anomala grazie al Covid, purtroppo grazie al Covid, quindi un'estate che ha dovuto necessariamente riformare e riformulare anche il calendario delle iniziative e delle manifestazioni che solitamente venivano organizzate nel territorio. Partiamo proprio da San Giovanni Valdarno, partiamo con il fare un po' il punto di quello che l'amministrazione comunale ha deciso di realizzare per i mesi intanto di luglio e agosto. Sì, abbiamo voluto comunque, nonostante le difficoltà anche organizzative e le problematiche che la gestione in epoca di Covid porta agli eventi, garantire un cartellone di iniziative per l'estate, mantenendo da una parte tutta una serie di manifestazioni storiche o storicizzate, tradizionali, da Oriente Occidente a Valdarno Jazz, Terre d'Arezzo Music Festival e tanti altri che solitamente San Giovanni vantava. A questo abbiamo aggiunto, anche grazie a molte associazioni del territorio che hanno dimostrato una grande attenzione, una grande voglia di fare cultura, una serie di iniziative fino a coprire qualcosa come 45 serate da metà luglio, i primi di luglio, fino ai primissimi di settembre. È il modo, è il nostro tentativo non solo di far ripartire e di far ritornare la gente in piazza a godere cinema, cultura, musica, teatro, intrattenimento, in modo ordinato, quindi secondo le regole che ora sono imposte del distanziamento fisico, mantenimento delle liste dei presenti, ma anche ritornare a socializzare, a rivivere le piazze, a rivivere le zone della nostra città, a stare insieme la sera, a passare insieme con la cultura e con l'intrattenimento delle serate di caldo estivo. Ecco, si può anche dire che una tra le novità di quest'anno, e forse questo è uno dei lati positivi del Covid, è che alcune di queste iniziative, di queste manifestazioni, si spostano dal centro di San Giovanni per raggiungere le zone un pochino più periferiche, che altrimenti sarebbero sprovviste di queste serate. Sì, questo di organizzare o sostenere, far nascere iniziative anche nei quartieri della città, nelle piazze che non siano quelle del centro, delle iniziative, era un obiettivo che ci eravamo dati già prima del Covid, e già il cartellone dell'anno scorso, del settembre sangiovannese, un po' in traccia, conteneva anche questi elementi. Avremmo voluto lavorarci di più su questo e organizzare qualcosa anche di più significativo, di più presente. Però il Covid, la necessità di riportare appunto cultura, arte, cinema, teatro ovunque, di rivalorizzare piazze, scorci della nostra città che non fossero esclusivamente quelli del centro storico e ha molto meno bisogno di iniziative per attrarre, era un obiettivo che ci volevamo dare e ce lo siamo dati. E infatti diversi quartieri ospitano iniziative di cinema, di musica, di teatro, anche in forma innovativa, con cinema, con accompagnamento musicale dal vivo. Siamo stati costretti a volte a tagliare, a escludere alcune piazze, proprio perché in ragione della normativa anti-Covid e del distanziamento fisico che impone, il numero di spettatori che avrebbero potuto essere presenti era talmente basso da non garantire, come dire, una adeguata valorizzazione dell'iniziativa stessa, e quindi alcune iniziative purtroppo sono saltate. Le prescrizioni sono molto forti e molto incidenti, tanto che in alcune piazze dove a volte in qualche iniziativa in tempi normali abbiamo visto anche 200 persone, ce ne possiamo mettere 60, non di più, il che vuol dire una riduzione notevolissima. Tuttavia abbiamo ritenuto importante, da una parte, portare iniziative organizzate dall'amministrazione comunale, non solo in centro, ma anche nei quartieri, dove c'erano le possibilità di farlo, ma anche sollecitare, incentivare, valorizzare associazioni di quartiere o residenti
a proporre, a presentare iniziative autonome. In questo senso il sostegno dell'amministrazione è stato non solo nell'organizzazione di eventi specifici, ma anche nel farsi carico di tutto quello che apparentemente è il contorno, ma che in realtà in questo periodo è anche un elemento essenziale per organizzare gli eventi, quindi tutte le procedure di safety, security e anti-Covid, dal presidio degli operatori del 118 o del GAIB o della protezione civile, così come la predisposizione delle sedie distanziate, che in altre situazioni sarebbero state a carico degli organizzatori, ma abbiamo voluto, sostenendone noi da una parte, incentivare tutti a produrre cultura anche dal basso, e San Giovanni, devo dire, è una città vivacissima sotto questo punto di vista e che dà molte soddisfazioni, facilitare il loro compito e dall'altra parte anche rivalorizzare la cultura e cercare di stimolare, di far ripartire il più possibile e di concentrare l'attenzione anche del pubblico su un settore, quello dello spettacolo e della cultura in generale, che con il Covid è stato totalmente fermato e che ancora stenta a vedere delle prospettive certe. Quindi è un investimento sulla città, un investimento sull'associazionismo sui quartieri, un investimento, una valorizzazione sulla cultura e sulle arti in senso lato.